Ciao a tutti, sono Tancredi Lo Scigno e come si può intuire dalla felpa, questo sarà un video sul Berklee College of Music, dove ho avuto il piacere di laurearmi e anche di insegnare e tenere dei seminari quando ero ancora studente e anche dopo successivamente. Quindi, visto che un sacco di miei allievi mi chiedono un po' com'è stata l'esperienza a Berklee, soprattutto come sono le audizioni e consigli in generale su come entrare. Faccio questo video così è fatto bene, è online, le performance saranno pulite. Se avete comunque altre domande potete sempre scrivermi in privato e niente, cominciamo subito. Parliamo direttamente dell'audizione come prima cosa. Allora, l'audizione è divisa in quattro parti principali e dura solo 10 minuti. Il primo consiglio che vi do è che l'audizione entra nel momento in cui voi aprite la porta della stanza in cui faranno l'audizione. Quindi arrivate preparati, professionali, stringete la mano a tutti quelli che sono nella stanza, fate subito una buona e chiara impressione sul fatto che voi siete lì per un motivo, sapete gestirvi qualunque cosa vi proporranno davanti e non ci saranno problemi. Per quanto riguarda gli insegnanti che avrete davanti, il mito del, nel mio caso batterista, il mito del avrò cinque batteristi davanti e sapranno tutti di quello che staremo parlando non è vero fondamentalmente, perché avrete insegnanti di tutti i tipi. Ci saranno probabilmente tre persone. Io avevo due pianisti e una cantante, e quindi scordatevi del fatto di, non lo so, stupire qualcuno con un pattern super intricato sul vostro strumento, perché probabilmente non se ne accorgeranno nemmeno. Le cose che vincono qui saranno la musicalità e le dinamiche, poi ne parleremo meglio. Però sì, di sicuro sarà. Sarete molto fortunati se avrete qualcuno del vostro stesso strumento davanti. Quindi la prima parte dell'audizione è il brano, la performance personale che avete scelto di portare. Potete fare quello che volete, potete portare trascrizioni, un solo improvvisato. Nel mio caso ho portato una backing track su cui ho suonato. Parentesi. Potrebbe essere pericolosa questa ultima opzione, perché se non c'è un impianto adatto e se siete soprattutto dei batteristi, quindi questo vuol dire che avrete bisogno di un impianto che spara un volume abbastanza elevato per far sì che comunque la performance e i volumi dello strumento abbiano senso. Insomma, potrebbe essere un rischio. Però potete farcela, ecco. Di sicuro non vi consiglio di portare un brano death metal dove dovete spingere un sacco, anche perché comunque gli insegnanti che avrete davanti saranno tutti con un background jazzistico, perché Berklee è comunque una scuola basata sul jazz, è nata su questo stampo qui, quindi le persone che avrete davanti di sicuro non saranno felici se dopo 7 ore di audizioni di soli di sassofono e pianoforti jazz, gli arrivate lì e li spaccate i timpani con un brano death metal. Potete farlo, però insomma sappiate a chi andate incontro, ecco. Quindi la vostra performance può essere quello che volete, fondamentalmente. La seconda parte dell'audizione sarà una parte di lettura, quindi qui vi daranno un quaderno enorme con pieno di foglie e di parti. E niente, fondamentalmente avrete qualche minuto per leggerla e prepararvi. A me sembra che alla mia audizione me l'abbiano anche dato prima di entrare, così che potessi vedere un po' a cosa andavo incontro. Comunque niente di assurdo, sarà una chart o swing tipo big band o funk o Latin bossa. I miei consigli qui sono: prima di tutto portatevi un lapis o una matita, insomma, e segnate roba sulla parte. Non abbiate problemi a farlo. Cioè, se ci sono delle ripetizioni, segnatele.
segni da capo a coda, cose del genere, segnatele. E ovviamente anche gli stacchi e gli unisoni che di sicuro ci saranno. Anche qui il livello non sarà folle, non ci saranno parti in 19 sedicesimi con degli stacchi da leggere, però di sicuro state attenti a dove sono segnati sulla parte. Vi farò un piccolo esempio successivamente. Quindi sì, un po' di lettura. Poi ci sarà una parte di ear training, sia ritmico che melodico che armonico. Quello ritmico, vi faccio vedere subito un esempio. Io avevo questa insegnante che batteva con le mani delle frasi ritmiche e io dovevo solo riproporle sullo strumento. Come consiglio generale, e questo vale per tutte le cose, poi lo vedremo anche più avanti, partite base, standard. Nel mio caso poteva essere ripetere tutte le frasi sul rullante e basta, ma poi sentitevi liberi anche di alzare il livello, quindi se volete riorchestrare un po', se volete seguire anche boh, delle linee melodiche che vi vengono sul momento, che comunque stanno dietro al ritmo che vi cantano davanti, potete farlo. Quindi facciamo un piccolo esempio, vediamo se il tempo è questo. Niente di particolarmente difficile. Probabilmente saranno anche frasi più semplici di quelle che vi ho appena suonato. Non andremo più in là di ottavi, sedicesimi, ok? Quindi, a livello invece di ear training melodico, vi faranno qualche intervallo sul pianoforte, probabilmente da riconoscere. Stessa cosa per l'ear training armonico. Qualche accordo, di cui riconoscere la qualità. Se è maggiore, minore, eccedente, diminuito, ma niente di veramente assurdo, perché comunque Berkeley rimane una scuola e loro vogliono solo vedere se siete a un livello base per poter capire quello che vi insegneranno. Ok? L'ultima fase è quella degli stili, almeno per noi batteristi, e adesso vi faccio una lista di tutti gli stili che vi chiederanno. Anche qui, come dicevo prima, il consiglio principale è partire chiari con il pattern standard dello stile che vi stanno chiedendo, così da farvi capire che sapete di cosa si sta parlando, e poi potete improvvisare un pochettino e salire il livello, complicare il fraseggio. Quindi, prima di tutto, swing in 4 quarti, quindi pattern swing sul ride, Charleston su 2 sul 4. Tutto qua. Andiamo avanti. Swing in 3/4 o il jazz waltz. Ok. Andiamo avanti. Bossa. Consiglio sulla bossa. Qui soprattutto partite con il pattern chiaro, che vi dimostro subito. Spesso molte persone cominciano con una cassa qui,
Invece so per esperienza che è bene che l'uno sia fatto in unisono fra cassa rullante e charleston, rullante con il bordo, quindi questo. In pratica non cominciare così, ma cominciare così. Quindi pattern base e poi mi metterò a improvvisare un pochettino, magari passo dal charleston anche sul ride. Come avete notato, io stavo portando il Charleston in quarti, che è una soluzione che funziona, ma sappiate che la cosa più standard e originale sarebbe tenere questo pattern qui con i piedi, quindi vi dimostro anche quello. Ok, andando avanti, mi chiederanno probabilmente un funk, anche qui groove a diritto, niente di assurdo, e poi magari potete cominciare a scambiare un po' di accenti, muovere il rullante a giro, vediamo. Ok, anche quasi troppo. Però sì, il punto è far capire che sapete groovare e che sapete tenere un tempo costante, dinamiche e mixer interno dello strumento a posto. Piccola parentesi, piccolo consiglio sul mixer interno. Berkeley è molto, ricicla molto questo concetto che è la piramide dei volumi per la batteria. Quindi la regola è del chi fa più note ha un volume minore. Quindi nel nostro caso il Charleston sarà quello più basso di tutti. Cassa e rullante, dipende dal pattern che abbiamo, saranno di sicuro quelli più forti. Di base, se abbiamo una melodia di cassa, il backbeat del rullante sarà quello più importante di tutti. Perché comunque tiene il groove, dice all'ascoltatore dove stare. Andiamo avanti, altri generi vi chiederanno una samba, forse, che non è altro che una bossa più veloce, con un pattern di rullante un po' diverso, quindi vi suono prima di tutto il pattern di ride e di piedi. Anche qui a livello di ride non ci sono regole precise, potreste andare in ottavi continui, quindi oppure usare pattern d'imbridi come oppure quindi.
Potrebbero chiedervi un groove rock e anche qui vince l'intenzione, quindi non state a spaccargli i timpani con della roba troppo pesante. Fate capire che comunque siete consapevoli del fatto che siete in una stanza abbastanza piccola con gente che è appunto magari 8 ore che è lì a fare audizioni, quindi trattateli bene, trattate bene le loro orecchie. Comunque per noi batteristi questo sarebbe Charleston aperto, magari un groove un po' più lento, qualcosa di questo tipo. Potrebbero tirarvi fuori anche qualcosa di un po' più specifico, magari qualche tempo dispari o qualcosa di Latin più particolare come un songo o un Mozambique. Vi dimostro solo la parte di tempi dispari perché so che se ve la chiedono è specifica, quindi per il 5 quarti le cose potrebbero essere queste, o 5 quarti o 7 ottavi. Per il 5 quarti di sicuro se gli fate un 5 quarti swing li rendete contenti, per renderci conto, take 5, ok? Quindi che segue molto, in maniera molto precisa la clave del 5, che sarebbe 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Quindi. Come avete notato, anche qui il piede del Charleston all'inizio era molto basilare, tranquillo, ma poi sfruttatelo per il vostro fraseggio, perché anche questa è una delle chiavi che potrebbe svoltarvi la situazione. Vedere che un batterista è abile anche nel fraseggiare con il piede sinistro in un contesto jazz è molto importante. A livello di 7 ottavi, invece, probabilmente una cosa intelligente è fare una specie di funk e qui vi consiglio di giocare con degli accenti intelligenti, per esempio elevare dell'uno, sottolineare quell'accento lì. Intanto ve lo faccio sentire base e poi ci improvviso un pochino. E queste erano, non so, tot battute in 7 ottavi, tutte molto chiare, appunto, che targetizzavano l'uno. Proviamo a improvvisare un pochino e ve lo faccio sul ride, accentando ogni tanto il levare dell'uno, o comunque magari mi lascio trasportare e vedo di spostare un po' le cose. Ok.
Quindi a volte ho accentato il livello dell'1, a volte ho accentato il 2. Fatevi capire che questo 7 ottavi non deve essere una scatoletta e basta. Che voi siete liberi di muovervi all'interno dell'arrangiamento di un ipotetico pezzo in 7. Ok, quindi dopo tutta la lista di stili, quello che potrebbe succedere è che vi chiederanno di fare degli scambi. Quindi le opzioni saranno due: o ci sarà un insegnante che si metterà al pianoforte, probabilmente ci sarà un pianoforte nella stanza, e quindi vi chiederà di jammare con lui, magari su uno standard, molto semplice anche qui, uno swing in quattro quarti, dove ci sarà un tema, un piccolo solo dell'insegnante magari, e poi degli scambi che probabilmente saranno 8-8 o 4-4 battute. Niente di assurdo. Se non dovesse succedere in questo modo, potrebbero chiedervi di farlo da soli, quindi di accompagnarvi. Quattro battute e poi quattro battute di solo. È quello che vi dimostro adesso. In questo caso vincono musicalità e dinamiche. Non andate lì e cominciate a shreddarli, tipo, che ne so. Cioè, no, è incoerente con il genere, gli spaccate i timpani, come sto cercando di ripetervi da tutto il video, non lo fate. Siate coerenti nel genere e cercate di sviluppare una narrativa musicale che abbia senso per quello che sta succedendo. Quindi vi improvviso qualcosa. Ok, mi sono un po' sdato alla fine, ma ho costruito comunque piano piano la situazione. Altro consiglio, usate lo spazio, no? Non c'è niente di più sexy di magari due o tre scambi dove continuate, c'è un po' di groove, eccetera, e poi al quarto scambio, pam, sull'uno e poi silenzio, no? L'attenzione dell'ascoltatore viene richiamata all'istante, no? Anche è lo stesso concetto che abbiamo a livello di dinamica, no? Se noi suoniamo sempre forte, è come se abbiamo qualcuno che ci urla nelle orecchie costantemente, no? Ma se noi cominciamo a fraseggiare così. No? Noi portiamo l'ascoltatore a fare. Come? Cioè, lo invitiamo dentro la situazione ancora di più, lo invogliamo ad ascoltare. Quindi sì, questo è quanto. A livello di lettura, come vi dicevo prima, avrete o una parte big band, o una parte funk, o una parte bossa. Vi dimostrerò solo una piccola prova, una piccola demo di un qualcosa di funk che potreste avere. E, appunto, ci saranno magari degli stacchi, qualche unisono, niente di assurdo anche qui. Come consiglio generale, siate chiari, non state a mettervi a fare il groove più complesso della vita perché ci sta che quello vi freghi quando poi arriva uno stacco che non si sposa bene col disegno ritmico che state suonando. E, a livello di big band, stessa cosa. E a livello di bossa, Latin, tenete
costantemente il pattern di piedi. Questo anche se vi dovessero chiedere di improvvisare con degli scambi su questo genere qui. Come avete notato, a livello di swing ho sempre tenuto il Charleston sul 2 sul 4, quasi sempre, a meno che non lo stessi usando per lavorare di musicalità. E questo, quindi vi faccio una piccola demo di una lettura che potrebbe starci. Vi farò comparire in sovraimpressione la trascrizione, ma di base vedrete slash, quindi groove, con poi degli stacchi da seguire. Ripeto, l'audizione sono solo 10 minuti, quindi vi consiglio di essere preparati su tutte e quattro le parti in maniera almeno buona, perché se una delle parti non dovesse essere completata sufficientemente potrebbe essere un problema. Questo comunque non vuol dire che equivale questo discorso a una bocciatura, perché ho visto un sacco di gente a Berkeley che non sapeva leggere o che di ear training sapeva zero, ma magari sullo strumento era incredibile, quindi anche quello è possibile. E quindi così si conclude l'audizione. Quello che succederà dopo è che vi faranno entrare in un'altra stanza dove ci sarà un'altra persona che vi farà una breve intervista. In questo caso, preparatevi un discorso, vi chiederanno di parlare del vostro background musicale, le vostre ispirazioni, perché volete entrare a Berkeley soprattutto in questo caso dovete dargli un motivo che abbia senso. Cioè, non ditegli voglio diventare famoso o voglio aprire un canale di social media, entertaining e essere un influencer. Questa è una scuola seria che vuole della gente seria sullo studiare musica. Poi non vedono l'ora di avere personaggi particolari studenti che hanno qualcosa di nuovo da dire, però di sicuro dovete dimostrargli un'etica lavorativa importante, perché quello che succederà una volta che entrerete è che vi butteranno dentro un mondo di lezioni, compiti, esami costanti, non stop. Ci sono 12 esami ogni 3 mesi Sarà molto bella come esperienza, ma di sicuro sarà molto intensa. E ve lo dico perché ho visto tante persone che dopo il primo semestre se ne sono andate perché hanno visto la mole di lavoro che avevano davanti e non riuscivano a sopportarla. Quindi Berkeley è classi la mattina e il pomeriggio, nei buchi practice. E per noi batteristi ci sono 2 o 3 edifici con delle practice rooms di batteria che sono tipo dei piccoli cubicoli con una batteria dentro e c'è solo spazio per voi, un computer e la batteria. Quindi vi consiglio di starci il più possibile lì dentro perché comunque tutti i colleghi batteristi saranno lì a studiare. Vi consiglio di stare dietro alle classi in maniera intelligente perché comunque conoscerete persone con cui magari lavorerete in futuro e di sicuro molte classi saranno connesse fra loro, quindi magari qualcuno che studia produzione avrà un esame dove dovrà registrare una band e questa persona che studia produzione è nella vostra classe di armonia. Se la conoscete e ci fate amicizia, ci sta che vi chiami a suonare per il suo final project e lì potete conoscere altri musicisti.
E quindi è tutto un networking continuo di studenti, che può essere molto stressante, però è anche uno dei punti di forza di Berkeley. Però, a parte questo, torniamo all'intervista. Quindi parlategli del vostro background musicale, ispirazioni. Questo è il momento di menzionare la borsa di studio, se siete interessati, perché anche qui ci sono tre modi per prendere una borsa di studio. Uno è con l'audizione, quindi in questo caso qui, menzionateglielo perché non la danno solo allo studente migliore, la danno anche allo studente a cui serve di più. Quindi se ci dovessero essere problemi economici, non problemi, però comunque Berkeley è di sicuro molto costoso come college, quindi fateglielo presente che volete una borsa di studio. Il secondo metodo è quello che ho usato io, cioè si chiama Recurring Student Scholarship. Fondamentalmente, quando siete già all'interno di Berkeley, potete presentare un curriculum di lavori che avete fatto e la scuola ve li valuta e in base alla loro decisione vi toglieranno una percentuale dalla tassa. E questa la potete rinnovare ogni anno. E potete anche aumentare la percentuale. Io mi sembra che sono partito con tipo il 30% e sono arrivato al 60%, una cosa del genere. Quindi non scoraggiatevi se non avete tutti i soldi subito. Ci sono modi per comunque rimanere dentro la scuola, anche perché se siete qualcuno che prende la cosa sul serio e lo fate presente agli insegnanti e alla scuola in generale, loro vogliono che rimaniate. Anzi, vi dirò di più, se doveste bocciare l'audizione, ritentatela e fateglielo presente, perché il fatto che voi state tornando, a provare per la scuola è solo sintomo di caparbietà e del fatto che effettivamente ci tenete a stare lì dentro. E questo è... Questa è la cosa più importante da far capire a Berkeley, che voi volete stare lì e che volete lavorare lì dentro. Quindi sì, anche questa piccola intervista durerà all'incirca 10 minuti. Siate carini, siate gentili, siate professionali. Magari potete parlare dei lavori più importanti che avete fatto e delle vostre esperienze che vi hanno formato di più a livello musicale fino a quel momento. E niente. Come ultimi consigli, mi sembra di aver già detto più o meno tutto, però sì, fatevi vedere pronti a tutto. E anche se ci dovessero essere situazioni inaspettate, che non penso ci siano, perché comunque ho coperto tutto quello che dovrebbero chiedervi all'audizione. Se ci dovesse essere qualche situazione inaspettata, no problem, sono qui apposta, ve la risolvo io. Ok? Se avete un brano da portare come performance personale, portatevi sia una chiavetta che magari un telefono con un cavo, avranno di sicuro tutto, però voi comunque state pronti. Niente, a livello anche lì di scelta personale del brano, trovate qualcosa che vi rappresenti? Io mi ricordo che portai un pezzo di Tigran Amasyan, che comunque durava 2 minuti massimo. Anche lì non state a sprecare tutto il tempo dell'audizione con la performance. No, non ha senso. Quindi sì, poi ve lo metto a fine video, ve lo carico. Però sì, ricapitolando, entrate pronti nella stanza. Attenti alle dinamiche, usate musicalità. Leggete un po' la vibe della situazione e di chi avete davanti, nel senso di cercate di capire anche che tipo di musicisti avete davanti che vi stanno giudicando. Non preoccupatevi di fare tripli paradiddle con i piedi e le mani perché tanto nessuno capirà di che cosa si starà parlando. E comunque divertitevi, fategli vedere che vi state godendo l'audizione e che non vedete l'ora di stare all'interno di quell'ambiente lì.
Quindi niente, io vi saluto, vi ringrazio di nuovo, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.